ingresso esterno. Questa è la divisione per i Covid, l'area chirurgica. Ingresso. Lenzuola che non ci sono mai, carrelli decrepiti, non ci sono campanelli, non sono proprio previsti. Altra porta che ci riporta in questa stazione, e questi sono i bagni tolti all'utenza normale, free COVID, bagni che sono rimasti nell'area COVID. Questi sono apparecchi aspiratori abbandonati, non abbiamo più i presidi per utilizzarli, gare d'appalto che continuano a cambiare fornitori, tubi staccati, la famosa sedia senza ruote dell'ospedale del mare. Queste sono altre stanze, ambulatori tolti alla normale attività. Come vedete, non esistono campanelli, queste non sono stanze adatte a ricoverare pazienti, sono stanze per ambulatori. E come per magia, questo corridoio è un tutt'uno: area pulita e area sporca. Dopo questi paraventi, questo è il riassunto di questo posto. Pronto soccorso, ospedale del mare, non c'è un primario da quasi un anno, non c'è un caposala da più di un anno, questa è la situazione. Queste sono tutte barelle non funzionanti del 118 che non si capisce perché buttano qui, sacche di pazienti deceduti da Covid, tutto ciò che vedete è stato pluridenunciato.